A Cortina Incontra oggi con Angelo Mellone, che modererà un dibattito sulla manovra, sulle modifiche alla manovra economica, per parlare appunto di politica in senso nobile. A lui, che è un dirigente di Radio Rai ma anche un opinionista e un editorialista, chiediamo qualcosa di più, qualche pillola sul suo nuovo testo che è in edicola, Il domani appartiene al noi. Qual è il contenuto di questo manifesto? Il contenuto del manifesto parte ovviamente dal noi. È un libro che è nato, scritto da me e Federico Eichberg, come una sorta di atto di amore, di passione civile verso l'Italia, da noi due che ci sentiamo, come dire, profondamente italiani, profondamente patrioti, in un periodo in cui la nostra nazione, per una serie di ragioni di tipo legato alla coesione sociale, legato a problemi di ordine internazionale, legato anche alle vicende politiche degli ultimi mesi, insomma, non se la passa benissimo. È un libro che parte da una constatazione amara, dalle fratture che ancora dividono il nostro paese, da dei problemi storici, dalla questione meridionale fino al grande sommerso che ancora attanagliano il nostro paese. Parte anche dalla constatazione, cioè dall'eccesso di individualismo e di degrado morale che c'è in Italia, non per fare il solito piagnisteo, la solita lagna dicendo va tutto male, in fin dei conti bisogna capire che dice sia la secessione, ma chi se ne frega, pensiamo al nostro particolare, no, ma ribaltando questo tipo di prospettiva e dicendo l'unica via d'uscita possibile è essere ancora più italiani, cioè riscoprire quel senso di coesione, quel senso di comunità, quel senso di appartenenza e anche di capacità e volontà di sacrificio per la propria nazione, che nel 150esimo dovrebbe essere, come dire, il filo con cui ritessere il nostro tessuto sociale. Ecco, un'ultima domanda velocissima prima di correre sul palco, la faccio appunto su Cortina Incontra. Lei è quasi un ospite fisso della nostra kermesse, l'abbiamo costretta a catapultarsi qui dal sole, immagino, della Puglia, anche se qui le temperature oggi sono abbastanza proibitive, quindi le chiedo un commento e anzi un augurio, visto che questo è il decimo anno della tradizionale kermesse ampezzana. Ma io mi sono perso i primi 4 anni, gli altri 6 ci sono sempre stato. Cortina Incontra è l'unica cosa interessante per quanto riguarda il dibattito pubblico che accade in Italia nel mese di agosto. È stata una grandissima intuizione dei coniugi Cisnetto, è stata anche un'intuizione accolta intelligentemente da Cortina, che, come dire, è quello che fa, un tempo si sarebbe detto fa cassetta, comunque fa audience nel mese di agosto e fa in modo che il cervello, il corpo vada in vacanza ma il cervello si tenga in allenamento, quindi viva Cortina Incontri. Grazie mille ad Angelo Mellone.